voglio dire, giravamo solo noi. Il femminismo ha dovuto fare una, non vi dico che cosa, per non cedere, perché anche tante donne venivano tutte dalla sinistra, parliamoci chiaro ragazzi, certo. Il femminismo non c'era qualcuno che veniva dalla destra, non ci stavano, c'era qualcuno che non aveva mai fatto politica, c'era qualcuno che non aveva mai messo via, io non avevo mai messo via in una sezione di partito, mai, avevo già le orecchie, il cuore e la mente aperta, però insomma non... voi immaginate che cosa è stato per noi con quelle che ci tiravano da una parte, perché tante donne del movimento femminista sono finite nella lotta armata. Tante. Eh sì. E perché ci siamo salvati? Perché? Perché comunque erano più brave come i maschi, sparavano come i maschi, dimostravano che sapevano sparare come i maschi. Che ci avevano le palle. Che ci avevano le palle. E anche quello. Ci metti tutta la buona fede, ci metti tutta l'analisi politica, ci metti tutti i vent'anni, ci metti tutta la voglia di cambiare il mondo, di cambiare fino in fondo e di giocarti anche la tua vita per cambiarlo, perché lo vuoi diverso per te e per tutti. Questo è un discorso che voglio dire, ci sta tutto. Però da passare da angelo del ciclostile, perché negli anni 68-69 le ragazze non parlavano alle manifestazioni, alle assemblee non parlavano, parlavano solo i maschi, tutti quelli che vedete in giro per il mondo, i Liguri, Ferrara, Mezzo Mauro, Paolo Mieli, venivano tutti da lì. Nel 1968 Trento, cioè avete presente che cosa poteva essere l'Università di Trento, sociologia a Trento? Sociologia a Trento è stata la culla della sinistra italiana. Venivano tutti da lì, c'era Curcio, venivano tutti, ma era soprattutto sociologia, era la parte di testa aperta di tutti i giovani più fighi, i più intelligenti, i più svegli stanno tutti a sociologia a Trento. Ha cercato di parlare Lara Foletti, donna universitaria che veniva dalle mondine dell'Emilia Romagna, non l'hanno fatta parlare, gli hanno tirato i preservativi. Madonna. Quella doveva essere la gladia, quella era l'avanguardia politica. Che cazzo ci faccio con un'avanguardia politica così se prima non risolvo la contraddizione uomo-donna? Come mi fido di te? A chi vado a sparare? Per soppiantare te ti metti al posto di lui? Non mi serve. Perché ho avuto una discussione del genere anche la settimana scorsa con alcuni ragazzi proprio di questo tema dello scontro. Cioè, questo discorso del aizzare continuamente è quello che, guardando un po' le cose con occhio critica, sì, ma è quello che sta succedendo anche per la questione omofobia, no? Nel senso, la questione omofobia, cioè, da una parte, una parte del movimento ha scelto di attuare questa politica, cioè, radicalizzare lo scontro, quindi alzare la voce, montare... E questo chiaramente, questa è la politica nostra, l'imperialismo sembrare, dice vabbè, cerchi di mantenere la questione sull'opinione pubblica e fai presa e fai pressione, sì, però poi ci scappa il morto, poi ci scappa lo scontro, poi, chi sono questi? Si umilia molto, beh, in che senso? Chi è che sta facendo questa politica? Beh, chi è che sta facendo questa politica? E anche il miele, mio caro. Anche i miei, di è proprio l'unica associazione che abbiamo cominciato, e te lo dico perché lui, io non ti vedo, Laura. La sera siamo usciti da qua e abbiamo detto, lo sai, io sono laureato in scienze politiche, per cui un po' l'ho studiata un pochetto la politica, non l'avevo fino a 10 anni fa, non l'avevo mai praticata, ma insomma l'ho studiata. E sicuramente sono di sinistra, però appunto ritengo di non essere un'ostusa, e noi tutti qua, perché non è che c'è, che se Imma dice dobbiamo fare questo stiamo zitti e concordi, no, ci sono belle discussioni anche accanite, ma abbiamo deciso dopo svariati riflessioni di essere l'associazione che modera i toni. Sai qual è stata la risposta di un'associazione, tanto che non fa nomi, del Mieli? Che siamo i fascisti della situazione. È classico. Noi siamo i fascisti. No, io ritengo che... Tenete duro perché avete ragione. Ecco, io ti ringrazio perché se Nessa Billi ci dice, amore, ma tu non sai che favore ci fai a noi?
riferirò a Imma che ti adorerà ancora dell'intelligenza, più. Senza uccidere l'avversario, nel senso, certo. No, quando io dico che si fa sempre Roma-Lazio, aizzare le cose a Roma-Lazio, metterle morso tua vita nea, non paga mai, mai. Perché dall'altra parte lui c'ha una parte di me, amore, io ho una parte di lui, amore. Non lo posso distruggere, mi taglio una gamba se lo distruggo. E siamo l'unica associazione a Roma, adesso ci hanno un po' ci seguono anche le altre associazioni, ma quest'estate nel fermento, nel caos degli accoltellamenti, eccetera, delle bombe, eccetera, noi siamo stati gli unici, ma diciamocelo, che abbiamo detto, oh, ragazzi, sì, un attimo, fermi, eccetera. Noi non stavamo né con le PR, noi ci siamo salvati perché non stavamo né con le PR né con lo Stato. Il femminismo nostro, perché quello era il femminismo, l'altro era tutta armata, quindi sono venuti al governo vecchio a scriverci il femminismo non è separatismo ma lotta armata per il comunismo e arrivare la R almeno a farla diventare amata. Da sicuro mi sono sempre chiesta come non ci abbiano trovato i carri armati là dentro, perché ci siamo salvati perché abbiamo fatto questo, distanza dallo Stato, distanza dalle PR. Quando io il mondo lo voglio cambiare dalla radice, non mi serve di cambiare un ramo dello stesso albero. Io devo partire dalla radice. L'età della pedofilia si sta abbassando di molto perché c'è una mentalità di sopraffazione che trova il soggetto sempre più debole. Le ragazze si ribellano a una gestione di una relazione anche sessuale che non le stia bene, e quindi ci sono ragazze che dicono a te te la do, non è quello da ammazza, quello da non ci sta, non ci sta, sarà ignota perché a me non me la vuoi, oppure ti lascio, oppure dico io, sta storia non va avanti, non è che mi devo prendere uno spazio, non c'ho bisogno della lavoro di riflessione, staccarmi proprio, quindi proprio non va. Non ci si sta, non te l'ho detto perché tu sei per chi a parte mi tocca manette dei golli, però no, scherzo, e anche posso dire che una delle cose ultime che mi è piaciuto tanto in qualche maniera dire, io naturalmente essendo credente, ve l'ho già detto, ho rispetto per tutte le religioni, forse per una un pochino meno. Forse perché anche non l'ho studiata bene, quindi diciamola così, la religione islamica, proprio per come tratta le donne, devo dire la verità, non la amo, ecco, sono sincera, ammetto, però il fatto che certo tra una col burka e una col culo e dette le fuori i due opposti, siccome il Corano è un libro scritto in un arabo di 1400 anni fa, dipende dalle interpretazioni, certi passi possono essere letti in qualche modo, ma a parte questo, volevo chiedere come vi ponete voi come femministe rispetto a un testo che invece anche nella ufficiale traduzione, che c'è quella insomma in libreria di Bausani, dove c'è scritto la donna è stata creata da Dio per essere sottomessa all'uomo, perché non c'è un libro sacro, per esempio il Vangelo, non scrive una cosa simile. Ma mi hanno bruciato fino all'altro ieri! Sì, ma non c'è scritto, cioè lei può essere cristiana e femminista, cioè non sono due cose che vanno contro, ma lei non può essere. Io non lo so. Vabbè, io non so come, ma insomma lei. Io sono cristiana e femminista. Non ce lo trova scritto da nessuna parte, cioè Gesù Cristo non ha detto da nessuna parte che la donna è inferiore all'uomo. Però i Vangeli fanno parte delle piccole pauline. Per il femminismo, per me femminista, il patriarcato è spaventevole da qualunque parte. Da qualunque parte sta. Qualunque regione è terrificantemente antidoto. Religione monoteista. Non c'è da sì, monoteista, forse è Buddha che non conosco bene, non lo so, però comunque sono le forme del patriarcato. Sono forme del
patriarcato che ha assunto una forma lì con la barba, l'isco, cosa, comunque la donna. Guardi che in molte religioni pagane mettevano la donna come divinità. Ma la mia madre, amore, se parliamo solo del proprio dei primordi e finish. Però vi siete mai chiesti da dove è cominciato tutto?